Amici di noi, semi giovani, amici di City Guarda, ma soprattutto amici di SDU, soprattutto amici delle televisioni, perché a me piace comunque salutare tutti voi che siete all'ascolto, siete davanti agli schermi televisivi dove vi apprestate anche per quest'oggi a visionare con i vostri occhi una trasmissione davvero particolare, che insomma nessuno conosce, nessuno scherzo ovviamente, perché è una trasmissione molto diffusa sulla nostra città. Parliamo naturalmente di Lamezia Terme, parliamo della televisione ufficiale della nostra città, quale City One, e la trasmissione si chiama Noi Siamo i Giovani, cioè la scoperta del mondo giovanile. Siccome il periodo, no? Cioè il momento in cui il mondo va a rotoli, come si suol dire, no? Proprio per questo noi siamo a caccia di giovani, per capire effettivamente quel che succederà a noi, che oramai siamo al di sopra di loro, cosa ci dobbiamo aspettare da questa nuova generazione, da questi ragazzi e da queste ragazze e ragazzi che insomma poi saranno loro quelli che guideranno non solo la città, ma insomma tutto quello che c'è da fare. Insomma, avete capito il discorso, tutto quello che io vi stavo per dire. Quindi naturalmente andiamo subito con i ringraziamenti. Cristian Palai, il nostro operatore di fiducia, che poi insomma collabora anche nella regia, il nostro Antonio Romano Mercuri, il nostro Massimo Mercuri che è il direttore di produzione, Francesco Santoro, poi tutti quelli che collaborano ovviamente in Noi Siamo i Giovani. Un saluto a Paolo Sacco, che è una vita che non lo saluto. Ciao Paoletto, veramente i saluti per te. E ci sono anche i nostri compagni di viaggio, il Bar Imperiale, il caffè Imperiale per meglio dire, in corso Giovanni Nicotra alla Lamezia Terme. Salutiamo gli amici di Pino Maier Cofer, via Cristoforo Colombo, alla Lamezia Terme, solo il sabato senza prenotazioni. E poi ovviamente devo fare un saluto al mio amico Vincenzo Tutino, fresco e fresco, lui è davvero una persona davvero particolare, uno sportivo, tutti i giovani dovrebbero prendere esempio da lui. Bene, noi da qua partiamo per questo nostro percorso, partiamo per questa scoperta del mondo giovanile, andiamo a caccia di giovani, andiamo a sentire insomma che dicono, che fanno, come si divertono, come ben sapete che funziona la trasmissione. Quindi state con noi, divertitevi davvero, perché c'è da divertirsi, perché ne sentiamo di cotte e di crude. Io questo è un consiglio che vi do, state con noi perché davvero c'è da divertirsi. Bene, allora, come dico sempre, andiamo! Amici di Noi Siamo i Giovani, sicuramente voi direte, ma come? Avevi detto che andavamo a caccia di giovani, che ti presenti con un... No, ma quella vecchia, questo è un uomo di mondo, è un uomo che ha calpestato i marciapiedi di questa città, ha camminato la strada, come si suol dire. A parte che sono più piccolo di te. Esatto, a parte che poi è molto più piccolo, più piccolo di me, che guardiamo queste cose. Però prima di presentare il nostro avvocato, ovviamente io quello che dicevo, ecco, riavvolgo un attimino il nastro dicendo, la scoperta del mondo giovanile, andiamo a caccia di giovani, andiamo a sentire come sarà il nostro futuro, come loro stanno programmando il nostro futuro, avvocato, perché poi effettivamente il futuro di queste città è in mano ai giovani. In Italia l'Italia è stata data in mano ad un giovane, no? Possiamo dirlo che il capo dell'Italia è molto giovane, e quindi tra non molto ci saranno anche le elezioni nella nostra città, e quindi noi, la nostra speranza sono questi giovani. A parte che il discorso non deve essere assolutamente politico, anche perché siamo in par condicio, quindi non deve assolutamente aprire questo discorso, però io ho introdotto questo così per capire se effettivamente ci possiamo fidare di questi giovani lametini, italiani, calabresi. Insomma, lei è stato giovane, lo è ancora, ogni mattina al Parco Peppino Impastato che si fa le corsette da giovane, gioca a calcetto, va a mangiare la pizza, insomma la vita bene o male la fa da giovane, no? Quindi a questo punto noi, in futuro, visto la scarsità lavorativa che c'è in Italia, visto la scarsità anche di impiego in Italia, che ci dobbiamo aspettare da questi giovani? Ma innanzitutto essere giovani non è una questione anagrafica, ma è una questione proprio di mentalità e di come si affronta la vita. Chi affronta la vita con il giusto piglio e con ritmo rimarrà giovane anche a 90 anni, mentre ci sono delle persone che hanno 30 anni ma sembrano già decrepite e anziane. Quindi, chiarito questo, purtroppo l'Italia risente di un malessere, di un malcostume che è quello di relegare i giovani in una posizione, diciamo, marginale rispetto alla vita. Quindi bisogna invertire questa tendenza rispetto alle responsabilità, bisogna invertire questa tendenza, i giovani devono sempre più
assumere la consapevolezza di dover prendere in mano la situazione. Avvocato, mi scusi se io la interrompo, però giustamente mi calo nei panni di coloro che stanno guardando la televisione in questo momento e stanno ascoltando il suo di discorso. Però effettivamente noi italiani siamo una razza particolare, non dico lametina e calabrese, ma parliamo di italiani, d'Italia, ecco. Siamo una razza particolare. Perché siamo una razza particolare? Perché c'è il vecchio, sto via, c'è un domande ieri, c'è il giovane, ma sto vaglionia, non sa, ho esperienza, non da fare. Insomma, di chi ci dobbiamo fidare? Vabbè, gli italiani si caratterizzano nel mondo per essere un popolo pieno di pregiudizi, no? Secondo me dobbiamo continuare ad avere fiducia, nonostante tutto, nelle persone, anche quando si prendono delle cantonate o delle delusioni, bisogna sempre reagire, non bisogna mai perdere la speranza e poi soprattutto bisogna darsi un gran da fare. Cioè bisogna sbracciarsi e inventarsi anche il lavoro, perché oggi se si aspetta un lavoro della pubblica amministrazione, esatto, è soltanto un fallimento. Avete capito che sta dicendo l'avvocato? Cercatevi un lavoro, non aspettiamo la cosiddetta manna dal cielo, insomma. E soprattutto come, visto che siamo in periodo di elezioni, non fatevi infinocchiare dai soliti politici imbroglioni che vi promettono posti di lavoro mentre poi vi regaleranno soltanto una precarietà a vita, diciamo. Quindi votate, votate col vostro cervello senza andare a chiedere favori a questo e a quello. Certamente, quindi fate tesoro di queste parole, non cercate, insomma, datevi da fare voi stessi, perché qualunque iniziativa comunque ben venga, no? L'importante è che poi sia produttiva nel corso degli anni della propria vita. Avvocato, a livello sportivo come siamo messi? A livello sportivo, tu lo sai, io ho una grande passione che è la Vigor Lamezia e quindi la seguiamo con quest'anno con particolare... Che comunque ci sta dando soddisfazioni. Un grande entusiasmo. E poi comunque mi piace sostenere anche gli cosiddetti sport minori, che poi minori non sono, è soltanto una questione di importanza nazionale che si dà al calcio. E a livello personale come siamo messi a livello sportivo? Tutto bene, tutto bene. Quindi la corsetta se la fa? Vabbè, no, sullo sport sono uno sportivo mentalmente. Il calcetto? Il calcetto non più, perché purtroppo ho risentito del calcetto, la pancia, nel senso la che mi sono rotto un ginocchio grazie al calcetto, che è uno sport... È faticoso, perché è molto meglio giocare a calcio 11-11 e non a calcetto. Sì, 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 a calcetto, perché è più difficile. Ci sono i movimenti rapidi, poi il sintetico ti rimane il piede e ti si può, beh, girare il ginocchio. Quindi per i giovani fate sport? Sì, perché lo sport è proprio una costante che ciascun essere umano deve avere nella propria vita. Sport è salute, vita. Senta, avvocato, una delle ultime domande, sicuramente avrà dei nipoti, no? Non dico figli, ma nipoti. Qualcuno, sì. Quindi avrà qualche nipote, ma nipote, magari adolescente. Sì, c'ho una nipotina e una bambina piccola, la figlia di mio cugino. Ma lei quando vede effettivamente questi giovani che hanno trasformato oramai il modo di essere, no? Una volta mi ricordo ci si... dico io! Un po' di educazione! Siamo noi, stiamo facendo l'intervista e questi... Allora, stavo dicendo, una volta io ricordo la domenica... Cari, ascoltate questa, giovani ragazzi. La domenica era sacra. Io ricordo mio padre, la domenica... tassativo, tutti a tavola, la battuta, il sorrisetto, la chiacchiera, però tutti a tavola a divertirsi. Oggi c'è sta cosa che magari si va tutti a tavola, però nessuno si diverte perché ognuno ha la testa sullo smartphone. Ecco. Ma no, come mai a questo punto ti segnalo una notizia curiosa che ho appreso ieri dalla televisione. Un'iniziativa del proprietario di un pub di Londra che ha deciso di offrire una birra gratuitamente, di offrire una birra a chi nel suo locale decide, non è un'imposizione, decide di spegnere lo smartphone, perché il pub, diceva, è nato per far socializzare, esatto, le persone, invece i giovani di Londra di questi tempi entrano nel pub, ordinano la birra, ma poi ognuno non parla con gli altri e rimane sullo smartphone per tutto il tempo. Incredibile, la realtà dei fatti, in tutto il mondo si vede questo, come effetti anche il nostro Cristian di tanto in tanto va a mangiare, invece di divertirsi fa la fotografia al piatto. Purtroppo diciamo, già ci aveva pensato la televisione ad alienare, a isolare la gente, adesso con i social network la gente è veramente rincoglionita. È stato grande l'avvocato, ci ha dato un contributo davvero particolare nella nostra tradizione. Leggete libro, ascoltatevi un disco, leggete libri, ascoltate dischi, non cd, dischi in vinile, perché, sì, in vinile, perché c'è una riscoperta del vinile. Tranquillo, io ce l'ho tutto in vinile, quindi insomma ricordo i mitici Lit FIBA quando hanno cominciato con Wapalam, insomma poi mi è rimasta tutta la discografia.
in vinile, per non parlare poi di tante, ma non possiamo parlare di musica altrimenti mi serve una giornata intera. Grande avvocato, ha dato un grande consiglio a questi giovani oggi: seguite l'avvocato, seguite insomma soprattutto la parte sportiva, come vi dicevo, perché è importante. Buttate questi telefonini, questi smartphone, andate a giocare a calcetto, cioè, il giusto uso bisogna farlo, no? Fate nel giusto uso. Cioè sempre, una mattina da sempre. Raffaele, ti saluto, grazie della... Ma grazie a lei, dell'intervista. Mi raccomando, voti la persona giusta. Ciao Raffaele, buona giornata. Grazie, noi come diciamo sempre, andiamo! Amici di noi siamo i giovani, naturalmente noi siamo per le vie della città di Lamezia Terme, questa grande cittadina, la terza città della Calabria. Lo sai che è la terza città della Calabria, Lamezia? Sì. Sì. Lo sapevi? Sì. No. Non lo sapevo, adesso lo sai, la terza città, c'è prima Reggio Calabria, poi Cosenza e poi Lamezia Terme. Vabbè. Poi Catanzaro e tutti gli altri, eccetera, eccetera. Ma guarda, fai vedere questa schiera di giovani che naturalmente sono in giro per la città. Bene, allora noi cosa stiamo chiedendo a questi giovani? No, voi intanto siete il nostro futuro, siete coloro che poi ci guideranno, e quindi lo diciamo noi, speriamo. E quindi io che domanda ti rivolgo? Tu ne sai qualcosa? Che ultimo... ma dico io, ma è possibile questa cosa tutte le volte? Non è possibile. Sì, cioè, tu lo sai che tra un po' ci saranno le elezioni, sì? Sì, no. Lo sai? hai visto i giovani? Questo è quello che volevo dire. Loro non si interessano a queste cose qua, non gliene frega assolutamente. Tu lo sai come si chiama il capo dello Stato italiano? Antonio. Bravissimo. Poi sai come si chiama il nostro Presidente del Consiglio? Mattarella. Hai visto? Che vi dicevo io? Questa è la realtà dei nostri giovani. Perché? Perché loro effettivamente hanno tutto un altro mondo. Si vanno a divertire in modo diverso. Mattarella. Se ne vanno nelle... No, ma questi sono discorsi che se non facciamo più. L'ho fatto così per far capire che effettivamente voi... No, non sapete nulla. È che vi dedicate ad altro, cioè al divertimento. Il fine settimana, per esempio, dove andate? Come vi divertite? Che fate? Mettiti qua. E loro ti stanno dietro. Per esempio, il fine settimana, che fate? Dove andate? Piazza, come passate il tempo? Andiamo in piazza, beviamo. E che fate? Bevete? Sì. La birretta? A bere la vodka. Nient'altro. Vodka. Ma di particolare, che fate di particolare? E niente, una passeggiata così, tutti insieme. Passeggiamo. Quindi, ma è la città che detta queste condizioni o siete voi che la pensate così? Dipende, un po' entrambe. Sì, infatti. Cioè, entrambe le cose, sia la città che insomma la situazione in cui si vive. Ma effettivamente però per divertirsi un attimino, oltre alla compagnia, no? Oltre all'auto, la moto, lo smartphone, insomma ci vogliono anche i soldini, vero? Eh sì. Ogni sabato almeno qualcosa in tasca bisogna avere. La verità, tu ogni sabato in tasca quanto hai? 10 euro. Tu? 10. Tu? 5. 10. Che carino, 5, ha detto la verità, 5 euro. Tu invece? 10. 10 euro tu? 10. Allora 10 euro. Adesso noi vediamo che è altissimo quanto c'ha. Cosa? Quanto soldi in tasca hai il sabato sera te? Dai 5 ai 10, cioè non è che si spende chissà che. Oh, allora avete capito ragazzi, gente che voi state guardando la televisione, i giovani d'oggi vanno in giro il sabato sera con 10 euro, ma con 10 euro mamma che ci fanno queste cose? Che ci fai con 10 euro? Allora, una pizza, una bibita. Ma una pizza a taglio? No, anche ci sediamo a volte, sì. Poi... Quindi ti mangi la pizza, la gassosa, vero? Sì, no, niente di che. E passi il sabato sera? Eh sì, basta avere la compagnia alla fine. E se tu dovessi fumare? Cosa? Sigarette. Insomma si fumano tante altre cose. Sì, vabbè, sigarette sì. Sigarette, no, se tu dovessi anche comprare sigarette il sabato, quindi 10 euro poi non ti basta. Ce ne vogliono di più, è normale. Ma tu a volte chiedi a papà tuo, papà. Mancia cose. E lui? E io dipende, vediamo. Ma te l'ha mai detto vaffanculo? Sì, mi ha detto. Perché un bocadere? Purtroppo sono ancora. Così un mio cerca mio, vero? Sì. Ma cari papà, questi. C'è il nonno. Però cari papà, cari nonni, dovete capire che non è che sono i ragazzi che non vogliono lavorare, bensì non c'è lavoro in questa città, non solo nelle nostre città, ma anche in Calabria, in Italia, non c'è lavoro. Questi giovani che futuro avranno? Per esempio, tu da grande, che vorresti fare? Io? Non lo so. Non lo so. Per esempio, tu vai a scuola, sì? Sì. Dove vai? Alla ragioneria. Quindi diventerai una ragioniera? Spero di no, perché non mi piace. Una segretaria d'azienda? Già si ragiona. La stessa identica cosa, solo che cambiano le parole. Ragioniera in un'azienda, segretaria d'azienda. Sempre vabbè, là. Però basta che ti pagano. L'importante è che mi paghi, giusto. Ma che vorresti fare, per esempio? Dai. Io? Onestamente, che ti piacerebbe fare? Tu dici, io vorrei diventare...
Non lo so, un qualcosa con le lingue comunque. Tipo, le lingue? Con le lingue, sì. A lei piacerebbe lavorare per esempio in aeroporto? Yes. Metti là. Scusi, come ti chiami tu? E Sabrina. Ti chiamano Sabrina, via qua che c'è uno che arriva dal Congo. Ecco, esatto. Tu lo senti parlare, traduci. E ti dà un sacco di soddisfazioni. Appunto, sì. Come mai non vai al linguistico? Perché per il fatto dell'università, perché io non volevo farle, quindi... Ah, giustamente dice, io l'università non la voglio fare, quindi me ne vado a una scuola in cui non mi detta dopo l'università, vero? Esatto. Perché, scusa? Perché tanto, cioè... Ma il grado di istruzione lo sai che è diverso tra scuola... Sì, è diverso, però comunque il lavoro non c'è lo stesso, quindi io che ti laurei, io che no... Hai capito l'intelligenza di queste ragazze? Io vado all'università, alla fine che faccio? Mi appendo la laurea al muro. Eh sì, ovvio. Perché poi... molti adesso che sono laureati, per esempio, lavorano al call center. Sì, appunto, io non è che voglio fare sta fine, quindi male che va, ce ne andiamo, ce ne andiamo. E poi un dottore non è bello, no? Pronto, quindi in cosa posso esserle utile? Ma lei che fa il dottore? Che ci parla al telefono? Io. No, tu, dico in generale, no? Uno si laurea e poi va a lavorare alla Wind. Speriamo. Allora io ci spero pure. Ha fumato davvero questa mattina? No, no, no. Stiamo scherzando, stiamo scherzando. Quindi per esempio tu un'idea per quando sei grande ce l'hai, cioè che ti piacerebbe fare? Il finanziere. Mettere la divisa. Eh sì. Mettere la divisa. Così ferma l'oro. Ah, così poi te la prendi con le tue poi arresti. Però è già un traguardo essere finanziere, insomma, basco verde però. Sì, eh. Perché penso, finanziere è ogni cosa poi. Invece te? A me piacciono anche le lingue straniere. Quindi anche tu in Europa? Io però vorrei andare all'università, quindi continuare gli studi. E non ti piacerebbe insegnare lingue? Sì, se c'è l'opportunità perché no, però è difficile perché poi bisognerà fare concorsi, tutte queste cose. Quindi sono dei traguardi molto difficili da raggiungere. Guarda, se tu già parti con questa idea, credo che sarà molto difficile che poi insomma, potrai lavorare, capito? Se ti giri da questa parte, perché insomma la telecamera così ti inquadra meglio. Qua. Insomma, se tu parti con questa idea che è difficile, allora non lo troverai mai il lavoro. No. Ruggero, cosa vuoi? Dico io, tu sei con tua moglie. Quindi. No, vabbè, bisogna essere anche un po' realisti però. Sì, la realtà ci vuole effettivamente, insomma è molto difficile trovare un posto di lavoro come abbiamo aperto l'intervista, però non devi mai pensare, ah io non troverò un lavoro, ci devi sempre sperare. Sì, sì, ovvio. Sentite ragazza, fidanzati come siamo messi? Qua. Bene. Ce l'hai? Parola mia che siamo su Italia 1. Saverio. Vuoi salutare? Ciao. Ciao Saverio, ti saluta. Tu come sei messo? Io sono messa. Saluta Mattia. Salutiamo Mattia. Tu invece? Bastardo. Io sì, pure. Noè, dove? Noè, questi nomi. Ragazzo, Noè, mi vieni qua, dico io, ma c'è la fidanzatina, non diciamo niente, è vero? Salve. Quando vi sposate? Domani. Ma loro sposare intendono quando andremo a vivere insieme. Ma voi siete ancora del parere che bisogna diciamo, il matrimonio, l'album fotografico? No, risparmiamo. No. Meglio convivere, secondo me. L'idea delle ragazze di oggi è meglio? Convivere. Perché poi, insomma, se non va bene... Papà mi sente. Papà, se la senti, questo vuole andare a convivere. Tu, caro papà, hai pensato che, insomma, esce da casa, l'abito da sposa, i fiori, le macchine che suonano, poi, insomma, le bomboniere. No, troppo... sì, no, ormai, troppo tradizionale. Sì. Oramai non si usano più, secondo. Però non potrebbe anche essere una cosa non buona andare a vivere con una persona? Speriamo. Oddio, non lo so, cioè... Boh. Sì, no, ancora è presto. Questi qua dicono che ancora è presto, però magari quando la situazione poi si verifica, è meno male che era presto. Per esempio, loro due sono fidanzati, vero? No. Ma è ufficiale o ufficioso? Non è ufficioso. Non è né ufficiale né ufficioso, però oggi domani potreste... relazione complicata. Guardate che capello, ma tu gliel'ho fatto vedere il capello. Wow. Guardate che capello alla spalliera. Ragazzi, siete... l'ultima cosa poi vi lascio. Sì, siete ancora del settore discoteche, andare a ballare? No. No. Meglio una serata tranquilla con amici. Io ricordo una volta si usavano le discoteche tantissimo. Io ho fatto ballare milioni di ragazzi, della mia età ovviamente. Adesso magari ci avranno una famiglia, eccetera, eccetera. Però nel momento in cui, insomma, io ero giovane, mi seguivo, ho fatto ballare un milione di persone. Ricordo in una discoteca estiva che addirittura tutte le sere c'erano
da intorno alle 2000 persone, tutte le santissime sere a ballare con quella splendida musica degli anni 90. Invece adesso è passato un po' di moda sta discoteca. Io vedo che voi giovani non la frequentate tanto. No, poco. Invece i concerti sì. I concerti sì, quelli sì. Per esempio tu sai che cos'è Campovolo? Sì, il concerto di Ligabue. Solo Ligabue c'è stato? No, vabbè. Campovolo non è un concerto di Ligabue. Ligabue ha fatto il concerto. Sì, a Campovolo. Però, cioè... dipende, se c'è l'opportunità si va, se no. Però a te piace più il concerto o piace più magari, che so, la serata in discoteca? Il concerto. Il concerto. Invece per quanto riguarda i balli sociali, cosa? Ah, quelli sì, ah. Le cose che si muovono così. Sì, no? Sì. Tu come li vedi quei balli? Mi sciavo. Però mi devi dire la verità, quando tu li vedi, che no, magari stai mangiando la pizza e involontariamente ti capita di vedere questi balli fatti da persone più adulte, mi devi dire la verità, che pensi e che dici? Niente, cammi musici. Guarda sti besti, dico. Ve lo dico, i giorni d'oggi sono indecifrabili. Qua. È vero. Va bene, ragazzi, per esempio stasera usciamo insieme. Infatti sì. In piazza, in piazza. Sì, tutti insieme. Tu esci con lui? Sì, sì. Quindi stasera loro escono. L'ultima cosa, i vostri genitori vi hanno dato un tetto massimo per la ritirata a casa? Vabbè, di solito massimo l'uno. Uguale. Luna di notte? Sì, sì, luna di notte. No, io quando vuoi. Luna e mezza. Vabbè, lui è maschietto, giustamente, luna e mezza. Oh, pensate che ai miei tempi il mio papà, insomma, 10:30 doveva essere a casa. Adesso le ragazze a luna ancora se ne vanno in giro. È qualcosa di incredibile. Va bene, grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Ciao, ciao. Bocca al lupo per la scuola. Grazie. Oh, grazie, crepi. Crepi. Ma poi la posso fare una domanda? Sì, la posso fare poi? No, la posso fare una domanda? Ecco, Vieni, è vero che ti devo chiedere una cosa. Tu, che classe frequenti tu? Che scuola frequenti? Qua alla ragioneria. Quindi sei a quale anno? Quinto, ultimo. Quinto anno, ultimo anno, quindi tu un altro anno che vuoi fare? No, vado a lavorare insomma a mio padre, elettricista. Hai visto che è carino questo ragazzo? È una cosa, Hai visto che è carino questo ragazzo? Lui un'altra, già dal prossimo anno lui va a lavorare con il papà a fare l'elettricista. Sì. Ma ce ne sono, ce n'è il lavoro? No. Quindi dovresti andare ad aiutare tuo padre, però insomma ci deve essere una marea di lavoro. Vabbè, io mi... Lui dice intanto imparo il mestiere, vero? Giustamente imparare il mestiere è già una grande cosa, perché poi magari ti chiamano, vai all'appartamentino, metti sta luce. Sì, certo. È vero? Ma quanto guadagni al giorno poi andando a fare l'elettricista? Non ne ho idea. Non ne hai, te lo dico io, 30 euro al giorno. 30 euro al giorno, ma all'inizio basta, sono buone. All'inizio quanti sono anni buone. Hai? No, 20 a ottobre. No, 20 anni, 30 euro al giorno. Ma chi te li dà poi? Papà tuo? Sì, è il principale. Papà, glieli dai davvero 30 euro al giorno? Dovrebbe essere così comunque. Vabbè. Invece tu che fai? Io ho il quinto anno alla ragioneria. Anche tu, quindi quinto anno alla ragioneria. Naturalmente la domanda che ti dico, che ti faccio è che fai quando... Il futuro, è università penso. Ma sei già proiettato? Sì, proiettato verso facoltà di agraria perché mi piace la natura, è anche un terreno, quindi è una cosa produttiva. Quindi tu vorresti fare il produttore? Sì. Agricolo? Sì, sì. Quindi ti piacerebbe insomma avere, che so, un'intera, che so, uno spazio immenso dove coltivi diversi tipi di ortaggi, frutta e cose varie? Questo. Poi non lo so, in base agli sbocchi che dà agraria, quello che mi viene più... Quello che mi piace di più prendo, insomma. O la cosa più semplice da fare, magari. No, più semplice no. Più economica. Non è, a volte quella semplice non è la migliore. Certo. Quello che mi interessa di più poi, magari. Certamente, però già vedete, delle idee lui ce l'ha, vorrebbe fare questo, sì, sì, e interesserebbe fare ciò. Quindi magari già un futuro se l'è programmato. Perché ricordo, insomma, ci sono molti ragazzi... come ho intervistato prima, che hanno le idee confuse, non sanno cosa vorrebbero fare da grande. Invece a livello sportivo come sei messo? Ami qualche squadra di calcio? Giochi a calcio? No, non seguo il calcio. Non te ne frega niente? No. Bravo, almeno già è una grande cosa. Ma nessun tipo di sport? No, vabbè, seguivo il basket anni fa e giocavo anche a basket, però poi ho lasciato. Dice, vabbè, lo sport non fa per me. No, non è che non fa per me, non ti mi piace. Interessa più di non tanto. Non ti interessa, giustamente, ognuno ha i suoi idee. E i tuoi interessi quali sono? La sigaretta? No, non è un interesse. Ma fumi, sì? Sì. Non fumate, ragazzi, non fumate. Un consiglio che vi do, non fumate. Non serve a nulla. Io ormai sì. Io fumo da tantissimi anni.
mi sono reso conto che ho speso solo soldi e non serve assolutamente a nulla. Continuo a farlo, devo dire la verità. Però non serve a nulla, cioè anche perché poi, oltrepassata l'età giovanile, comincia ad avere anche poi insomma dei disturbi. Qualche problema, sì. Sali, fai 2-3 scale. Quel fiatone. Vabbè. Poi ti funziona il 30% dei polmoni. Madonna. È vero, ti sto dicendo. Vabbè, fumare fa male. Più di tanto. Qualche sigaretta. Qualche sigaretta. Tipo in un giorno quanto? Ah, dalle 2 alle 5 sigarette. Non fumo. Una volta fumavo, cioè qualche mese fa fumavo di più. Non fumo allora. Io no. 2-5 sigarette che so, nemmeno. Sono. No. Che devo è dire? Poco in confronto. Sì. No, io fumo pochissimo, arrivo a 35 sigarette al giorno. 35, 36. È buono. Non fumate, non prendete il mio esempio perché non è buono. Anche perché a me, per esempio, la voce serve tantissimo. Con il fumo è un po'. Potrei dare molto di più con questa voce. Invece non riesco a sfruttarla tutta proprio perché fumo. Poi il dentista. Dentista. I soldi in tasca. Non fumate, lo so che i tabaccai. È un buon consiglio. È un buon consiglio. Senti, quindi a livello sportivo non fai nulla, non hai una squadra di calcio che ami tantissimo. E a ragazze come sei messo? Ragazze ci siamo. Ce l'hai la fidanzata? Tu parli. C'è una che ti piace? No, cioè sì. C'è. Senti, di una PlayStation. PlayStation, ragazzi. Senti, invece quando senti questi incidenti stradali la sera uscendo alla discoteca, quattro giovani si sono schiantati contro un muro, hanno perso il controllo dell'auto, si è verificato poi che il tasso alcolico era alla stella, che te ti fai? Che pensi? Allora, penso una sola cosa, cioè che è sbagliato. Cioè? Se uno si vuole ubriacare o stai in giro senza macchina. Oppure cioè colui beve, che magari uno non beve, cioè è sbagliato bere, cioè, mentre si è alla macchina. Ragazzi, se vi do... si guida, c'è poco da fare. Quindi, ragazzi, se vi do il consiglio di non fumare, vi do anche il consiglio di non bere. Almeno quando si guida. Almeno quando si guida. Poi quando siete a tavola e qualcuno vi accompagna, bevete un cosiddetto iasco di vino. È vero? Non c'è niente di meglio. Senti, tu lo sai che cos'è? Quanti anni hai? 20. 20 anni. Tu lo sai che cos'è la Henza? La Kiri? Ahenza, non lo so. Non lo so. Tu lo sai che cos'è? No, non mi viene in mente. Senti, tu lo sai che cos'è l'Accademia della Crusca? No, grazie. Tu lo sai che cos'è l'Accademia della Crusca? La Crusca... L'ho sentita, però non mi viene... giovane, no? Oggi sono spettacolare, sono fantastico. Vabbè, so. Parliamo ovviamente dei dialetti, ogni posto ha un dialetto. Sì. Ci si occupa di questo, quindi tu non sai cos'è la Henza, è una parola in dialetto, in castrese, che sarebbe la recinzione, vedi, l'inferriata. Hai capito? Vabbè, l'Accademia della Crusca spiega proprio queste cose. Non hai mai sentito parlare? No, vi giuro. Tu lo sai come si chiama il capo del governo italiano? Il Presidente del Consiglio della Repubblica. Tutte e due. Renzi del Consiglio, Mattarella della Repubblica. Spettacolare. Ragazzi, venite qua che vi devo fare una domanda, venite qua. Bravo, bravissimo. Va bene, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. Come dico, grazie ragazzi. Niente. Grazie. Arrivederci. Come dico sempre, andiamo!